penso che lo capì il Veneto, no? E ora un applauso intanto a tutti quei che ha organizzato, che ha cantato, che ha suonato. Dopo non è vero che ha organizzato sta mia missione. Mi ha detto che era un leone che aveva bisogno di me. Adesso vengo qua. Vuoi altri sapere che a Venezia il Veneto è l'unico posto dove Iosei cammina e i leoni vola. Perché c'è un motivo. E questo è arrivato fin qua. Lo so che mi guardé preoccupai. E so anche a cosa che mi gira in mente. Se devo pensare quanto che dura. Ma mi so ben che le prediche deve essere corte e i sami onghi, quindi stai tranquilli. Però vi dico una roba, sono venuto veramente con voglia e con onore qua da voi altri. Anche perché un legame non lo gosso perché voi altri che avete sangue veneto. Lo go anche perché mio nonno è nato in Brasile, il 5 maggio del 1896. E è morto in Italia a settembre del 96, quindi a 100 anni. È morto lucido, in grado di parlare e di contarmi cosa che c'era a Brasile. Di contarmi come c'era trattare i veneti. Di dirmi cosa che avete trovato qua. Non avete trovato strade, anzi, voi altri non avete trovato strade. Qui che siamo venuti prima, non ha trovato strade, ha trovato bosco, ha trovato bisse, ha trovato tutti i problemi del mondo. E diciamo che ho i brasiliani e di San Paolo, che se non che fosse stati i veneti, qua che sarei ancora i bisse, i boschi, non che sarei strade, non che sarei niente. Mi sono orgoglioso di quello che hanno fatto i nostri veneti qua. Sono veramente orgoglioso. Anche perché se viene qua, non che sia solo la lingua che ne liga, ma che sia la storia, la voglia di fare, l'impegno, la determinazione. E c'è tutte robe che ne lega fortemente. Quello che c'è in Italia, il nord, il Veneto, c'è qua col Rio Grande del Sul e il sud del Brasile rispetto a San Paolo. E quindi veramente vi dico che intanto sono emozionato per trovare tutta questa accoglienza, quindi grande, grazie di essere qua. So che oggi c'è anche festa per voi altri, per cui magari qualcuno ha anche qualcosa di meglio da fare, immagino, no? Però grazie. Che tenevo a essere il primo governatore che veniva qua. Vi ricordo che il vostro Veneto, che ha 5 milioni di abitanti, si è 100.000 imprese e che ha un fatturato di 150 miliardi di dollari. 150 miliardi di dollari. Ma non è così per niente. È così per tutti quei che sono andati via dal Veneto a fine 800, dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, a sacrificarsi per quelli che erano stati là. Perché avevamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Questo se ben che se lo ricordiamo. Che avevamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. So che il console si impegna per darvi una mano, però è anche scandaloso che a livello nazionale se che domanda $300 e uno può avere la cittadinanza. Perché è un diritto avere la cittadinanza italiana. Non è un costo, non dobbiamo accettare queste robe. Come che non è neanche accettabile che si aspetti anni per avere un passaporto. E su queste robe noi faremo una battaglia. Perché dargli un passaporto a uno che vive qua, dargli la cittadinanza, è come dirgli grazie per quello che ti ha fatto e per quello che ha fatto i tuoi vecchi. Non è un peso, non è un peso. E quindi l'Italia deve essere onorata di aver gente come voi altri, anche se spesso vi vedo smentega. Comunque il Veneto e porte sono sempre aperte. Ho ricevuto Sartori a ottobre, da me a Venezia aveva un sacco di delegazioni da tutto il mondo, però quando che mi chiama qui del sul, mi chiama del Rio Grande, insomma di tutte le vostre comunità, mi dico sempre di sì, cioè siamo qua, riceviamoli, vediamoli. La storia di Leoni continua, è un segno che avevo essere qua.
Il León per noi altri è 1100 anni di storia. Dove essere orgogliosi, perché gli americani, che ha scritto la sua Costituzione, il presidente è venuto 2 anni a Venezia a studiare la Costituzione della Repubblica Veneta. La Repubblica Veneta, ricordate questa parola, la Repubblica Veneta, questa bandiera che ha 1100 anni di storia. No, non che sono altro, perché sennò i salami diventano più corti delle prediche. Però veramente grazie del cuore. Nella vita se si emoziona poche volte, mi oggi mi sono emozionato, è come essere a casa per me, eh? È come essere a casa. Grazie, grazie a tutti. Buona serata. Defenderemo la pace e la libertà.